Ciao a tutti, mi chiamo Antonio Sorrentino, in arte Nio, e oggi voglio presentarvi un po' questo progetto, il mio primo progetto da solista, il progetto Nio, che è nato un po' in quest'ultimo periodo, durante il quale ho avuto modo di riflettere, guardarmi dentro, ed è nata appunto questa necessità di scrivere la mia musica a 360 gradi con, diciamo, le mie passioni, la mia identità, le mie caratteristiche. Io ho una grande passione per lo spagnolo, che è diventata la mia seconda lingua, ed ecco perché ho voluto in qualche modo fare un progetto italo-spagnolo. La mia prima canzone è uscita il 18 giugno, si intitola Tutto finisce. E com'è nata questa canzone? Questa canzone è nata perché ho chiesto su Instagram, attraverso una box, quali fossero le sensazioni vissute, le paure vissute durante la quarantena, quali fossero le mancanze, i desideri, i sogni, quindi anche in positivo. E tutte le risposte che mi sono arrivate, ho notato che le loro storie erano le mie storie. Per cui ho costruito questo testo insieme, diciamo, al pubblico, si può dire, però mi piace pensare come un puzzle, diciamo, è come se avessi raccontato un po' la storia di tutti. Le sonorità di questa canzone sono anche un po' flamenco, reggaeton, che sono delle caratteristiche musicali alla quale mi sto dedicando e mi sto in qualche modo specializzando. Di questa canzone chiaramente è uscito anche il videoclip che trovate su YouTube, digitando Nio, Tutto finisce. Il videoclip in qualche modo ho voluto mettere davanti alla telecamera le azioni quotidiane ripetute in maniera esagerata, a volte portate all'estremo, no? Attraverso una ragazza che si chiama Camilla Brutti, che è una amica e TikToker, che lei proprio si identifica nella ragazza che vive la quarantena e che si proietta con la fantasia al di fuori delle quattro mura, unendosi a noi, mentre ci guarda da uno schermo mentre balliamo e appunto cantiamo questa canzone. Quindi c'è anche un elemento, un altro elemento importante che mi appartiene, che è la danza. Chiaramente il brano lo trovate su Spotify, Apple Music e il video chiaramente su YouTube. Ma una piccola curiosità sul nome, il nome Nio, da cosa deriva? Anche qui ho voluto giocare un po' con le mie passioni. Innanzitutto, quando dovevo trovare un nome, volevo un nome che in qualche modo si identificasse con il mio anagrafico, ossia Antonio, quindi Nio deriva innanzitutto da Antonio. Ma poi ho voluto giocare con le lettere prendendo tre nomi spagnoli: Nyo, navigante, navigante, Yermo, che significa luogo disabitato, deserto, e O per obrero, operaio. Quindi in qualche modo questo nome per me indica una rinascita, sono l'operaio di me stesso, un luogo dal quale, un luogo deserto, nel quale costruire e iniziare un percorso. Quindi Nio ha un vero e proprio nome di rinascita. Per cui non posso che dirvi di seguirmi su tutte le mie pagine social. Mi trovate ovunque su TikTok, Facebook, Instagram, digitando Nyo Official e sono io. Ciao!